Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, siamo in diretta qui da Brandizzo per il Memorial Baroetto, diretta che doveva svolgersi presso la società di Cross San Mauro, però purtroppo le avverse condizioni del tempo non ci hanno concesso di poterla effettuare laggiù, infatti è da questo pomeriggio che piove e non siamo proprio riusciti a iniziare la diretta laggiù. Intanto in circa neanche un'ora siamo riusciti a spostare tutto l'ambaradan qui presso la bocciofila di Brandizzo e passo la parola al signor. Sono Monchietto Marco, sono il direttore sportivo del Club San Mauro. Buonasera a tutti. Purtroppo, come ha già detto il collega, siamo stati obbligati a venire a giocare al coperto. Purtroppo sì, è stata proprio una brutta, grande delusione per sì, la bocciofila, perché avrà messo impegno, anche ho visto i campi tutti ben allestiti e tutto, eppure con questa pioggia non si poteva fare diversamente. Non si poteva fare in un altro modo. Posso dare le formazioni? Sì. Allora, il campo numero 1 abbiamo Ferriera contro Chierese, la Ferriera con Piero Amerio, Bricco, Cericola e Cibrario, la Chierese con Cappello, Grosso, Musso e Ressia. Al campo numero 2 Gaglianico e Borgonese, Gaglianico con Avetta, Balla, Ponzetti, Doria, Borgonese con Borca, Pettigiani, Scassa e Tabone. Al campo numero 3 abbiamo la Tesoriera contro la Nitri Aosta, Tesoriera con Barone Mattia, Negro Carlo, Negro Franco, Pizzolla, la Nitri Aosta con Claudio Barosso, Follis, Gassino e Barbero Enrico. Campo numero 4, Nitri Aosta contro Pozzo Strada, Bassavalle con Pozzostrada, con Croveri, Nicolino, Vercellino, Torrione, Pozzostrada con Berterrini, Peregibus, Paschetta e Piazza. Bene, allora io, anche se il campo un po' più scomodo, pensavo di seguire il gioco numero 1, dove abbiamo appunto la quadretta con Grosso, Capello. Abbiamo con Grosso, Cappello, Musso e Ressia. Contro la quadretta Ferriera, della Ferriera, Merio, Bricco, Cericola e Cibrario. Inizierai subito a seguire questo campo, dove vediamo appunto, mi dà una mano a conoscere i giocatori, perché due o tre non li conosco, penso sia Musso. Musso andrà all'accosto. Scusatemi, sono un po' ancora sull'agitato, in quanto abbiamo fatto una grossa corsa per poter offrirvi lo spettacolo. Ora cercherò di in qualche modo cercare di andare un po' più vicino con le immagini, ma vedendo così è piuttosto difficoltoso andare a raggiungere quel campo, perché è proprio opposto alla nostra postazione, quindi passerei quasi quasi sul campo numero quale? Facciamo Borgonese contro Gaglianico, che è un po' più facile adesso se da seguire. Allora, nella Borgonese abbiamo detto che c'è Pettigiani, Borca, Scassa e Tabone. E Tabone contro Avetta, Balla, Doria e Ponzetti, giusto? Sì. Avetta, Balla, Ponzetti e Doria. Intanto possiamo dire un po' di storia del grande Baroetto. Roberto Aldo, detto gentleman delle bocce,
grazie al nostro amico Mauro Roncaglia. Non so se hai visto sul nostro sito, c'è tutto un curriculum di tutto quello che ha disputato, ha vinto nella sua carriera, e può contare con 7 titoli mondiali, 7 europei, 8 titoli di italiani specialità, addirittura 13 scudetti, e molti trofei internazionali, tra cui 7 targhe d'oro, 5 a San Pietro di Genova, 2 Bourgogne, 4 di Gap, 3 di Nizza. Quindi è una carriera incredibile. Intanto un bel accosto di Piero Pettigiani costringe Doria alla bocciata. Colpisce senza carambolare. Solo accosto va a Borca. Ora invece è Borca chiamato al punto, pallino più o meno metà quadra esatta. Borca si mette basso con col filo, una gioca di taglio. Ottimo accosto, va a 25 accanto al pallino. Anche perché questi campi che noi conosciamo molto bene sono campi difficili. Sì, io qua non ho mai avuto l'occasione di venire a giocare. Ora è di nuovo Doria impegnato alla bocciata. Colpisce nuovamente. Intanto mi scuso con gli spettatori, ma purtroppo non sono riuscito a piazzare le telecamere in modo ottimale, non sapendo dove giocavano le formazioni un po' più quotate, quindi non riesco a fare l'inquadratura che vorrei. Come detto, volevamo seguire l'ultima partita di Grosso contro la Ferriera, ma siamo quasi sempre ostruiti da persone, quindi è molto dura arrivare fin laggiù. Cambio intanto di cuffia. Ora è Tabone invece che è chiamato alla bocciata. Lunga, non colpisce. Tanto nel campo accanto Negro Carlo cercava di colpire una boccia e non c'è riuscito. Nel frattempo sto cercando di capire se tutto sta andando come spero. Abbiate pazienza, abbiamo avuto neanche mezz'ora per piazzare tutto, ci vuole normalmente un'oretta e mezza. Tanto scassa colpisce la boccia precedentemente sbagliata da Tabone, la sposta soltanto appena appena, ma penso che sia già riuscito a far su il punto. La spostata quel tanto che basta.
Sì. Ok, possiamo proseguire ora con la diretta, ora di nuovo Ponzetti che va all'accosto. Sembra un bel accosto, largo, prende il punto. È scassa, deve marcare il pallino. E intanto Ezio Nicolino nel primo gioco qua vicino, colpisce il pallino a salvezza. Parte Luca Scassa, ha tirato pallino ma veramente corto, non ha fatto l'esploit di Alassi, ha colpito 7-8 pallini uno in fila all'altro. Sembra che i giocatori siano anche un po' loro scossi da questa pioggia, che sono abbastanza ariosi, imbocciati, non riescono tanto a colpire le bocce appunto da colpire. Tabone intanto corto e ora è Gaglianico che cercherà di portare quanti punti possibili in casa. Balla la bocciata, colpisce. Questa è la nona edizione del Memorial Barauetto, che come società Clal San Mauro organizziamo tutti gli anni in occasione della festa delle fragole di San Mauro. Una tradizione che ormai ripetiamo nel tempo, e oltre al Memorial Barauetto avremo prossimo weekend, sabato e domenica, una selezione a Terni della categoria D. Potrebbe cominciare anche in contemporanea un altro torneo notturno, se ho capito bene, una pool B e C. Poi abbiamo sabato, scusate, lunedì 2 giugno abbiamo una pool a 24 formazioni BCCC, dove la finale sarà disputata probabilmente in contemporanea con la finale del Barauetto la prossima settimana. Tanto è andata male perché la bocciofila del Clal San Mauro, non so quanti sono ora alla scotta, una bellissima bocciofila immersa nel verde a pochi passi dal fiume Po, un bellissimo ambiente con tre giochi da bocce da un lato e due dall'altro divisi soltanto da delle piante. Intanto mi conviene fare un refresh, abbiate pazienza soltanto
5 minuti, torniamo subito in onda, ma neanche forse 5 minuti. Cerchiamo di offrirvi un servizio migliore, abbiate pazienza. A tra poco. Siamo tornati in diretta, scusate, una telecamera mi ha fatto cortocircuito e mi ha buttato giù la linea. Nel frattempo c'è stato pazienza. Un salvataggio sul pallino di Ressi. Ha salvato per adesso la fine della partita. Tanto dopo l'ottimo accosto, buon accosto di Bricco. Ora è... intanto abbiamo preso la telecamera, ha ricominciato a funzionare. Non si sa come, non si sa perché. Musso all'accosto, gioca d'Italia ma sembra mal giocata e infatti va fuori. Mentre sul campo che stiamo seguendo prima, Matteo Carlo Negro è stato chiamato al pallino salvezza. Pallino fallito, molto corto, quindi ora la Nitria Aosta con 4 bocce in mano e una boccia sola per la tesoriera potrà incrementare notevolmente il suo vantaggio, visto che bocce vicine non ce ne sono molte, potrà portarsi anche lei sull'11-2. Altro accosto di Musso, questa volta è lungo, sempre lungo, ma rimane in gioco. Sembra prendere il punto. Ecco 10. Optano per bocciare. Vediamo Luigi Ciaricola, che se ho capito bene di questa zona. Il vicepresidente della nostra società. Gli viene chiamato in bocciata. Aspettano Gassino, quindi passiamo anche noi sulla telecamera su Gassino. E fallisce. Mentre Luigi Ciaricola, detto Gigi per gli amici, anche lui fallisce appena storta. Gassino nel campo accanto colpisce, abbiamo capito bene, ci ha colpito anche la sua, lasciando 2 punti per terra alla tesoriera. Ciaricola ripete la bocciata. E colpisce. Ora Beppe Ressa che andrà all'accosto, si prepara la battuta per giocare la boccia lungo il filo, mentre nel campo accanto vedete al fondo Luca Scalza che sta preparando la rincorsa per bocciare. Pallino salvezza di nuovo per Luca Scalza. Thank you.
buon costo di Beparessia, che va circa un 35 lungo dal pallino e costringe Piero Amerio alla bocciata. Colpisce sempre Beppe Oressia all'accosto, questa volta è lungo e basso, non prende il punto. Quindi ora tocca a Capello per anche lui andare in accosto. Antoni Treosta si è portato sul 9-2. Prende il punto anche se un pochettino lungo, vediamo ora se Ferriere decide di andare a punto, optano per la bocciata. Vediamo Piero Amerio che si sta accingendo a prendere la rincorsa. E colpisce. Altro accosto di Marco Capello. Quest'altro sembra basso, fuori pallino per Daniele Grosso, cecchino della BRB. Prima ci sarà la Tabone però imbocciata nel campo accanto. Colpisce anche lui. Parte Daniele sul pallino. Colpisce perfettamente a legno. Quindi si salvano e rifaranno il tiro. Passiamo ora sul campo della Nitri, così seguiamo sempre la partita che nel frattempo riusciamo a seguire, in quanto non più imballati da giocatori. E abbiamo Barosso all'accosto, che è andato una quarantina di centimetri lungo sul pallino. Ora è Franco Negro che prepara la battuta per andare a punto.
Intanto Tabone colpisce la seconda sua boccia e Carlo Negro prende, Franco Negro prende il punto imballato. Sì, Muschi, il livello del gioco poi in premio si sta alzando. Pian pianino, c'hai ragione, stanno colpendo qualche boccia in più. Muschi, non farei Muschi, anche se mi scappa qualche volta qualche imprecazione, cercate di capirmi. Sono da solo, sto cercando di darvi il meglio del risultato, ogni tanto c'è qualcosa che va storto. Tanto sempre Franco Negro all'accosto. Ottimo di nuovo il suo accosto, prende il punto imballato. Di nuovo Enrico Barbero che andrà in bocciata. Rallenta la sua corsa per non imbrogliare Nicolino. Il campo limitrofo che stava bocciando. Ecco la cresta, la Balotelli di Enrico Barbero. E colpisce la toglie pulita. Bellissima bocciata di Barbero che fa valere il suo titolo mondiale. Veramente una grande bocciata. Ci siamo dimenticati di citare l'arbitro della manifestazione che è il signor Marchisi. Ora invece è Pizzolla all'accosto. Ottimo di nuovo l'accosto, sembra una fotocopia della giocata prima di Franco Negro. Ora vediamo Gassino che andrà, anche lui in bocciata. Colpisce una carambola. Ora Pizzolla non avrà problemi a prendere il punto. Nel campo accanto Vercellino fallisce un pallino salvezza e Pizzolla questa volta nuovamente ben giocata, si ferma davanti. Ora invece è Barosso al costo.
ottimamente giocata, prende un bellissimo punto. E Carlo Negro andrà in bocciata. Colpisce perfettamente e conquista il punto. E ora sarà Gassino in accosto. Gassino che dovrà cercare di prendere il punto. E la tesoriera ancora una boccia in mano. Ottima la boccia, perfetta. Vediamo ora se Carlo riuscirà a togliere la boccia pulita, in quanto è andata un po' a nascondersi dietro la propria. Carlo che ha sempre fatto il tecnico, non penso avrà particolari problemi. Infatti colpisce a legno e pulita, conquistando così il punto. Non so se l'ultima boccia al fondo fosse sua o no, mi pare di sì. Non so se ha fatto due punti o uno, mi pare due. Pallina in fondo, troppo in fondo, solo uno. Non segnano il punteggio. Uno solo, un punto solo. Un punto solo, quindi 9-3 per la Nitra Aosta sulla tesoriera. Carrellata sui risultati, sempre 11-2 il risultato fisso della tesoriera, della Ferriera sulla Chierese, dove ormai si sta giocando da oltre 20 minuti sullo stesso lato del campo. 7-3 della Borgonese sempre sulla Gaglianico, 9-3 della Nitra Aosta sulla tesoriera e 5-4 del Pozzo Strada sulla Bassa Valle. Franco Negro continua, stavolta sbaglia corto. Tanto brutto anche l'accosto della Nitra Aosta, che non sappiamo ancora bene se è riuscito a prendere il punto o meno, non è riuscito. Infatti abbiamo Follis che torna a giocare.
questa volta è leggermente, no, niente da fare, di nuovo brutta bassa lunga, dovrebbe aver preso il punto, però come vedete le tre bocce sono veramente in ordine sparso. Vediamo ancora. Tanto hanno Franco Negro di nuovo in accosto. Sempre d'Italia, stavolta la forza c'è, giusta. Manderà sicuramente Enrico Barbera in bocciata. Vorrei ricordare a tutti gli appassionati che domani sera naturalmente ci sarà la seconda serata Memorial Barovetto, speriamo di poterla fare presso i nostri giochi di San Mauro, speriamo che il tempo ci dia un po' di tregua. Fallisce storto una bocciata Enrico Barbero, ora è Paschetta nel campo accanto che tenterà la bocciata pure lui, ed Enrico Barbero tornerà in bocciata. Prima però deve aspettare nel campo accanto dove è Tabone, anche lui chiamato in bocciata. Come vedete mancano 37 minuti alla fine della partita, senza eventuali tiri di recupero, tiro senza annullo. Tanto decidere, direi quasi di lasciare questa inquadratura così anche gli amici della Bassa Valle più lontani dal nostro sede di gioco possono vedere i loro giocatori fare due bocciate. E nel campo alla sinistra vedete sempre la nostra partita principale, dove i puntatori veramente stanno tribolando non poco andare vicino al pallino, a parte quel canale che abbiamo visto la giocata scorsa dove i giocatori hanno veramente giocato bene. Qui ci stanno veramente andando a circa un metro dal pallino. Prende il punto Pizzolla e ora il Gassino in bocciata, mentre nel campo accanto Nicolino non riesce a prendere il punto e Gassino ora andrà in bocciata.
colpisce appena appena e butta fuori la boccia lateralmente, tanto basta per fare gioco. Bella costa anche di Carlo Negro che prende il punto. Sempre Cassino in bocciata. E fallisce appena storto sulla sua destra. Terros Bertini in bocciata e colpisce, c'era una boccia, se l'avete vista, proprio dietro il paletto biancarosso. Come vi dicevo, non è la postazione, non è le più felici. Non abbiamo potuto fare altrimenti perché ci siamo piazzati in mezz'oretta di corsa. Intanto la Chiarese porta a casa altri due punti, si porta sull'11-3, sta tentando una rimonta un po' disperata a 32 minuti dalla fine, mentre la Borgonese si porta sull'8-5 contro Gaglianico e 9-4 sempre della Pozzostrada sul Bassavalle. Tanto Farcellino in bocciata nel campo numero 4. Fallisce appena lungo. Mentre nel campo numero 3 c'è Nico Barbero che sta misurando un punto. Costo di Barosso che sta cercando di rimediare l'errore fatto da Cassino, ma non riesce ad togliere il punto.
Sì, Simone, ti do ragione, ma anche tu hai provato la volta lì a Perosa Argentina, hai visto che montare tutto in mezz'ora non è così semplice. Invece per Muschin, Barbero gioca sì per Ferriera, quest'anno non ha potuto fare il campionato, come abbiamo detto, per motivi di lavoro, invece ora sta regolarmente disputando le prove di Coppa Italia, le selezioni e quant'altro per la Ferriera, dove si è accasato anche Carrera, proveniente da Perosina. Colpisce Vercellino nel campo qui vicino. Tesoriera in recupero che si porta sul 6-9. Per fortuna il pallino è andato fuori, perché altrimenti eravamo imballati con le telecamere. Mentre Eros Bertini si dispera per una brutta giocata, infatti doveva giocare una boccia lunga per cercare di spingere una delle sue bocce, invece era giocata ancora più corta. Come volevasi dimostrare, siamo nuovamente imballati con le telecamere, quindi stiamo un attimo sulla partita della Ferriera contro la Chiarese, dove c'è Daniele Grosso impegnato in bocciata. Un nuovo salvataggio sul pallino, se non sbaglio. E lo colpisce. Quadratura multipla, dove a destra troverete il gioco numero 4, dove c'è Enrico Barbero in bocciata, colpisce perfettamente. Vedo piuttosto nervosi quelli del Pozzo Strada che stanno vincendo 9-4, chissà se fosse un svantaggio che altro tasso di nervosismo avrebbero. Fallisce la bocciata Faschetta, corto.
boccia viene riposizionata. Brutta bocciata sul pallino salvezza di Paschetta. Ora penso che tre, due, cinque bocce in mano da parte della Bassa Valle e una boccia in mano ancora per Adriano De Regibus della Pozzo Strada. Delle piccole perdite che ci sono all'interno della bocciofila, si stanno avvicinando pericolosamente i cavi elettrici. Stiamo cercando di provare a vedere per non rimanerci fulminati all'istante. Vercellino colpisce un ottimo pallino, fa pure prima, 4 punti, 9-8, e riapre la partita. E mentre così ci librano la visuale, nel solito campo dove Pizzolla prende un ottimo accosto, dove prende il punto imballato. Nel campo numero 2 la Borgonese fa un ottimo passo in avanti e si porta sull'11-5 contro Caglianico. Non ho più seguito l'andamento, ma si vede che Doria ha continuato con la sua giornata. No, Barbero colpisce, invece ho sbagliato il conto dei punti, si porta sul 9 pari Bassa Valle con Pozzo Strada. Qui direi che questa sera uno dei migliori bocciatori è sicuramente Barbero. Sì. Con un rendimento molto alto. Barbero e Gassino che veramente hanno fatto di tutto di più. Sono di nuovo in accosto, dovrà passare le due bocce che vedete inquadrate, sembra ottimamente giocata. Toccando la boccia di destra, toccava c'era la boccia dell'avversario che faceva aderenza con quella boccia, quindi si è spostata di conseguenza la boccia della nitria osta
e il giocatore della tesoreria dovrebbe essere riuscito a fare due punti. Ora Gassino che viene chiamato in bocciata. E fallisce, lungo. Sempre due punti per terra per la tesoriera. Ottimo intanto l'accosto di Barosso che toglie due punti. Mattia Barone in bocciata, anche lui lungo. Mattia a ripetere la bocciata. 16 minuti alla fine delle giocate, delle partite. Colpisce ma carambola su una boccia sua, quindi solo più un punto per terra per la tesoriera. Diamo Gassino, scusate, Barosso all'accosto. Intanto la Borgonese ha vinto l'incontro contro Gaglianico. Riesce a far suo il punto, tanto la Borgonese, come dice giustamente Marco, si aggiudica l'incontro per 13-5. E Carlo Negro chiamato in bocciata.
toglie la boccia del punto, sì, ma carambola sulla sua, quindi rimane sempre punto per terra da parte della Nitria Aosta. Appena lungo, ma prende il punto. Ultimo in boccia in mano per Gassino, che andrà in bocciata. Se colpisce si porta quasi all'ultimo tiro con 4 punti di vantaggio. Mentre Chieri si porta sull'11 a 4, ormai a 13 minuti alla fine, le speranze sono veramente minime. Fallisce Gassino, 9 a 7. Su questo campo della tesoriera Nitria Aosta siamo a 11 minuti e 48 secondi, quindi penso sarà l'ultimo tiro, sempre a meno di eventuali pallini, salvezza o altro. Sul campo della Chierese vedete un ottimo perfetto accosto di Musso della Chierese, e Ciaricola, che ha già fallito una bocciata, sta ripetendo. E colpisce. Tesoriera corta di circa una settantina di centimetri, e Follis andrà sta accostando, una trentina di centimetri lungo, però dubbiamente un bel punto. Negro di nuovo corto e basso, ultimo accosto per Vercellino, che sembra essere entrato, fa 2 punti, si porta sull'11-9 all'ultimo tiro in vantaggio Bassavalle.
accorto anche Pizzolla, sarà circa 60 cm da pallino, anche di più. E obbliga Mattia Barone in bocciata. Fallisce storto. Optano per la bocciata, per andare a punto, quindi Pizzolla di nuovo in accosto. Fuori. Carlo Negro ora andrà in bocciata per farsi il braccio per il pallino quasi sicuro dopo. Storto. Ora Gassino segna il pallino. Anche storto il pallino. Ben scagliato, ma niente da fare. A questo punto penso proprio che termineranno le proprie ostilità, mentre anche sul campo numero 1 la Chierese perde 13-4 contro la Ferriera. Riesce a prendere il punto con l'ultima forse Mattia Barone, oppure quindi Barbera imbocciata sulle due bocce vicine al centro del gioco, colpisce bene ma gli va male. Intanto Marco, in conclusione vuoi ancora ringraziare chi ci ha... Allora, ringraziamo naturalmente gli sponsor che ci hanno aiutati per la riuscita di questa manifestazione, che naturalmente vi ricordo che continua per tutta la settimana, domani sera, speriamo naturalmente presso i nostri campi. Ringraziamo la Nord Legnami Benedetto, la Carrozzeria Olivi, H2O materiali termoidraulici, la concessionaria Varca di Carmagnolo, una RIN costruzioni edile, non ultimo il comune di San Mauro che tutti gli anni ci aiuta nella riuscita di questa manifestazione, e il nostro sponsor principale che è la Nixacar carrozzeria di San Mauro Torinese. Tanto Gassino riesce a togliere l'ultima boccia che impediva la strada
e vanno ancora in bocciata, se carambano però non fanno più partita. Un po' rischiosa, 4 minuti dalla fine questa bocciata, non so come mai. No, è andata bene, non ha carambolato. Si chiude qui la partita sul 3-17 in favore della Nitri Aosta sul Tesoriera. Mentre ora tenteremo di seguire l'ultimo tiro della Bassa Valle. Andiamo Croveri all'accosto. Un ottimo accosto di Croveri. Niente da fare, come vedete ci sono i paletti che si stanno costruendo. Stai che boccia questa. Volevo provare a togliere, però tanto comunque secondo me c'è il palo davanti, quindi c'è proprio il palo. Proviamo a fare un'altra cosa. Scusate un po', che la telecamera ha un po' ballato, ma il risultato almeno è ottimo, si vede almeno cosa stanno facendo. Intanto Piero Paschetta da sul pallino, ci ho capito bene, per cercare di salvare il tiro. Sempre 11-9, ricordiamo, per Bassa Valle. Manca un minuto alla conclusione, quindi sarà ancora possibilità di fare un ulteriore tiro, ma se fallisce il pallino termina qui. Fallisce il pallino. Forse è riuscito a prendere il punto con l'ultima boccia giocata. Termina qui il tempo. Ringraziamo sempre Gallo Borse per la disponibilità che dà. Ci ha dato con le sue sponsorizzazioni. Vediamo ora Vercellino che sta tentando di colpire. Colpisce tutto, quindi riesce ad aprirsi la strada. Hanno ancora il minimo, ancora
ancora delle bocce a Pozzo Strada a questo punto, perché altrimenti non so cosa giocherebbero ancora a fare. Il punto adesso è il Pozzo Strada, se non il terra. Però ne ha due, altrimenti non giocherebbero mica più. Comunque ringrazio a tutti quanti, siete stati all'ascolto. Ah no, ancora una boccia Piero Paschetta. Forse addirittura due, non so. Boccia sul filo. Ha giocato per toccare il pallino e portarlo sul lungo. Si è passato, come vedete, dalla scia della boccia veramente a pochissimo. Finisce qui l'incontro. Bassa Valle si aggiudica l'incontro per 3-19. Ringrazio la Crosso al Mauro per l'ospitalità, ringrazio tutti, ringrazio Marco il commento. Ringrazio a tutti, saluti a tutti. Buona ciao serata a tutti, arrivederci alla prossima diretta, che presumibilmente sarà giovedì prossimo in occasione della finale di qui a Crosso al Mauro del Memorial Baroetto. Ciao a tutti e buonanotte.